Buongiorno. Ah, buongiorno. Io sono un'azienda. Tu chi sei? Io sono Rinnova. Rinnova, bene. E che cosa fai? Aiuto le imprese a proiettarsi nel futuro. Sono una società nata con una missione: sostenere e promuovere il valore e la competitività delle piccole e medie imprese. E come ci riesci? Sviluppando idee, realizzando soluzioni e costruendo innovazione. Oh, bene. Posso fare qualcosa per te? Potrei fare io qualcosa per lei. Ah, sì? Sì, perché se lei è un'azienda, è probabile che abbia un'idea ma non sappia ancora come realizzarla. Per esempio, potrebbe avere in mente un nuovo tipo di prodotto e non sapere come produrlo. È proprio così, in effetti. Si sta chiedendo come potrei darle una mano? Con l'innovazione tecnologica. Eh sì, ma come? Dipende da quello di cui lei ha bisogno. Potrei realizzarla come prodotto o processo, oppure proporgliela come soluzione. E chi mi garantisce che arriverai al risultato finale? Lo garantisce il fatto che sono un ponte tra ricerca e mercato. Ho la conoscenza per innovare, gli strumenti per produrre l'innovazione tecnologica e so quando è il momento di presentarsi sul mercato. È chiaro. Quindi un'azienda ha un'idea per un prodotto e tu la realizzi per lei. Esattamente. Può trattarsi di un'idea per migliorare un prodotto o per realizzarne uno nuovo, ma anche per rendere più efficiente un processo di produzione. Sì, però alla fine di tutto questa idea tu la realizzi concretamente? Sì, e con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico. E chi è che lavora per te? Siamo una squadra. Abbiamo competenze multidisciplinari e quando è necessario possiamo contare su risorse che hanno tutte le conoscenze specifiche richieste dal progetto. E i tuoi campi di applicazione? Information and Communication Technology, elettronica, meccanica e energie rinnovabili. Sì, ma in concreto, che cosa hai realizzato? Il primo ciclomotore elettrico in grado di utilizzare l'energia solare. E poi? Un sistema di monitoraggio di perdita delle acque dalle tubature. E poi? Ho messo a punto una turbina eolica ad asse verticale. Va bene. Quindi allora affidarsi a te è come avere a disposizione un ufficio di ricerca e sviluppo. E allora voglio chiederti un'ultima cosa. Se l'idea l'ho avuta io, ma la realizzi tu, di chi è il prodotto finale? I brevetti e la proprietà intellettuale sono di chi commissiona il lavoro, non miei. Ok. Lo sai che avrei proprio qualcosa da farti fare? Però prima, ora che ci conosciamo, ma dammi del tu. È anche più innovativo. Rinnova. Sviluppiamo idee, realizziamo innovazione, costruiamo soluzioni. Sai anche dove ho messo la macchina?